cari babini, ben ritrovati. Io sono sempre Veronica e, nonostante siano passate 2 settimane, sono tornata per raccontarvi un'altra delle tante storie, tutte bellissime. Quella di oggi è stata scritta e illustrata da Daniela Iride Murgia, pubblicata dalle edizioni Corsare e si intitola Tamo l'ippopotamo. Una storia un po' esotica. Oh, ma c'è un altro pezzo di titolo che non c'era prima. Tamo l'ippopotamo che covava le uova. Andiamo a conoscerlo. Deve essere un tipo un po' particolare. Tamo è nato così. Tutto già fatto, come lo vedi. Ma dov'è? Oh, eccolo lì. Non l'avevo notato prima. È tutto liscio e gentile. Tutto pronto, è nato così. Con il suo maglioncino a scacchi e anche le sue orecchie e il suo cuore erano tutti già fatti quando è nato. Nessuno sa da dove sia uscito e nemmeno lui, ma tutti sanno che ha una minuscola casa in cima a un albero che ancora non è riuscito a scalare. Ma non si dà per vinto. Ogni mattina, quando Tamo si sveglia, elenca tutte le cose che non sa fare. E poi anche tutte quelle che sa fare. Incominciamo. Non so scodinzolare. Non so nuotare all'indietro. Non so scalare gli alberi alti. E non so dormire senza la luce tutta accesa. Non so mangiare con le bacchette, non so capire tutto, ma so mettermi le scarpe da solo, anche fare il fiocco, e so annaffiare quando piove, so fare anche le bolle sott'acqua. E quando tutto è silenzio, so ballare come un astro nel cielo. So nascondermi tutto dietro a una foglia. E una cosa però mi riesce meglio di tutte le altre. So covare le uova. Ogni lunedì, infatti, Tamo cerca un uovo sotto una foglia, o lungo il fiume, o caduto da un nido. E non si può lasciare un uovo abbandonato. Dunque lo mette al calduccio, sotto di sé. E pazienta, pazienta, pazienta. E dopo una settimana, crack, ogni volta nasce qualcosa. Oh, questa volta è un tucano, benvenuto! E a furia di covare, covare, covare uova, Tamo adesso si ritrova una famiglia numerosa. E tutti urlano e fanno chiasso e piangono delle volte e lanciano palline di carta. Ma basta, è evidente che c'è bisogno di una casa. Il cervello di Tamo si illumina. Silenzio! Tuona con la sua voce di ippopotamo grande. Mettetevi uno sopra l'altro. E così fanno tutti, quasi, ma il tucano è scusato perché è nato da poco. E sopra il guscio si mettono il camaleonte, l'ornitorinco, il pinguino, un lepidottero, un polpo, un ibis e una tartaruga a testa all'ingiù. E sopra tutti quanti si arrampica Tamo, arriva in alto, in alto. Oh! Tamo ora può entrare nella sua casa. Com'è bella e luminosa!
E com'è tutta piccola! Che vista! Stringiamoci che ci stiamo tutti! Dice Tamo dopo averli presi su uno per uno. E finalmente si gode il suo meritato riposo con tutta la sua variegata famiglia. Almeno fino a lunedì prossimo, perché mi sa che c'è un altro uovo pronto da covare. L'ha trovato la tartaruga. Lo coverà, Tamo? Direi proprio di sì. Perché gli viene così bene questa cosa di covare le uova e che forse quando ci sarà la prossima lettura delle tante storie, tutte bellissime, forse qualcuno si sarà aggiunto alla sua grande e variopinta famiglia. Chissà, lo scopriremo. Nel frattempo io vi lascio a un'attività, a un laboratorio pensato per voi dalle mie amiche speciali, che sarà sicuramente molto affascinante. E vi do appuntamento alla prossima delle tante storie tutte bellissime. E nel frattempo, probabilmente qualcuno si sarà aggiunto alla famiglia di Tamo. Un grande saluto a tutti e a tutte. Ciao, io sono Antonia e siamo qui per il laboratorio di tante storie tutte bellissime basato sulla storia di Tamo l'ippopotamo. Cosa ci occorre per questo laboratorio? Una scatola, io ho utilizzato una scatola di scarpe, delle palette come quelle del gelato, tempere, pennello, righello, matita, gomma, taglierino, colla o colla a caldo, forbici, colori, dei cartoncini colorati e carta crespa e anche gli occhietti. Iniziamo prendendo la nostra scatola. Prendiamo la matita e sul lato più lungo della scatola andiamo a disegnare un arco. Dopo aver disegnato questo arco, andiamo a ritagliarlo per costruire la casetta piccola e accogliente di Tamo l'ippopotamo. Ecco qua, dopo aver tagliato la nostra scatola, ora andiamo a creare quattro binari sopra la scatola. Prendiamo il nostro righello e andiamo a disegnare quattro linee, lasciando un po' di bordo ai lati. Dopo aver disegnato le nostre quattro linee, andiamo a tagliarle lasciando un po' più di spazio. Prendiamo il nostro taglierino, in questo caso ci facciamo aiutare da una persona adulta, e andiamo a tagliare le nostre linee. Ecco qua il primo binario e così per tutti gli altri tre. Allora abbiamo fatto il nostro arco con le quattro strisce.
Ora, con il cartone che abbiamo tagliato prima, andiamo a disegnare le orecchie del nostro tamo. Due belle orecchie grandi. E andiamo a ritagliarle. Ecco qui le nostre due orecchie e andiamo ad incollarle sulla scatola con la colla. In questo caso io utilizzo la colla a caldo per questioni di tempo e la mia assistente Melody, grazie, mi porta la colla a caldo, ne metto un po' sulle orecchie e la attacchiamo. Ecco qui la nostra scatola a forma di tamo. Ora prendiamo pennello e colori e iniziamo a colorare la nostra scatola con i colori che più vi piacciono. Io per comodità l'ho già preparata. Ed eccola qua la nostra scatola con le orecchie e all'interno ho fatto anche dei disegni ispirati alla storia di Tamo. Ora andiamo a creare quello che ci piace e non ci piace, che ci rendono persone uniche, così come Tamo, per abbellire la nostra casetta a forma di Tamo. Cosa ci occorre? Prendiamo le nostre palette e in questo caso io andrò a disegnare quello che Tamo sapeva fare meglio, cioè covare le uova. Quindi prendo un cartoncino bianco e disegno due belle uova. E poi vado a colorarle. Dopo averle colorate le ritaglio, ecco qui le nostre due uova, ecco, dopo aver ritagliato le nostre uova, le andiamo ad incollare alla base della nostra paletta. Prendo un po' di colla a caldo. Ecco qua. Ora prendiamo la nostra scatola e andiamo a fare le nostre prove, cercando di vedere a che altezza vogliamo posizionarle. Una volta scelta la nostra altezza, prendiamo la matita e facciamo un segnetto qui, dove andremo a creare un blocco per non far scendere le nostre creazioni, per non farle scivolare verso il fondo. Io in questo caso prendo un po' di carta crespa
matita gialla e vado ad arrotolarla vicino al segnetto. Anche qui attaccandola con un po' di colla a caldo. Ecco qua. Andiamo a provarlo. Ecco, è così. Possiamo divertirci a crearne altri. Infatti io ne ho già preparati alcuni, sempre basandomi sulla storia di Tamo, come ad esempio questo, che Tamo sapeva annaffiare benissimo quando pioveva, oppure sapeva allacciarsi benissimo le scarpe. E andiamo naturalmente a personalizzare anche con le cose che sappiamo fare noi o non sappiamo fare, e andiamo a metterle all'interno della nostra casetta. Anche ad altezze diverse. E poi divertirci e creare varie combinazioni tra le cose che sappiamo fare e non sappiamo fare, che ci rendono uniche e speciali. Ultima cosa, gli occhietti di Tamo. Se non abbiamo gli occhietti, possiamo colorarli sempre con le tempere. Quando andiamo a colorare il nostro Tamo, e lo mettiamo uno qui e l'altro. Ecco, laboratorio finito. La casetta accogliente di Tamo, con le cose che sapeva fare e che non sapeva fare, che lo rendevano speciale. Ci vediamo alla prossima e intanto un saluto. Ciao!